Siamo qui oggi con il dottor Fabio Fontana, amministratore della Tau Technologies e sviluppatore di diverse tecnologie, tra cui ricordiamo i dispositivi Tau Patch. Inoltre, Fabio è lo sviluppatore, assieme al suo team di ricerca, della metodologia legata a queste tecnologie in campo di biofisica applicata alla medicina. Sicuramente abbiamo di fronte un innovatore, una persona che sta cambiando il modo in cui anche molti medici vedono l'approccio alla salute. Buongiorno Fabio. Buongiorno Arianna. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi di essere venuti. Possiamo darci del tu, vero? Certo, molto volentieri. Benissimo, passiamo alla prima domanda allora. Da dove nasce questa tua idea dei dispositivi Tau Patch? La prima domanda è poco semplice, più che altro necessita di una risposta molto lunga, perché la tecnologia Tau Patch è il frutto dell'esperienza di tutta la mia vita e della vita di moltissimi altri ricercatori. Non è stata un'intuizione che è nata svegliandosi una mattina, è stata una necessità maturata nel tempo. Se avete voglia di sentire la storia, io ve la sintetizzo nel modo più breve possibile. È una storia che passa attraverso l'esperienza personale, è una storia che ha un carico emotivo importante. Ognuno ha la propria vita, ognuno nella propria vita è quello che ha vissuto fino adesso, e dentro questa tecnologia c'è il mio carico di esperienza che mi sono portato avanti. La necessità di questa tecnologia nasce da diverse esperienze vissute in prima persona, a partire dalla morte di mio padre quando ero giovane, da vedere altri parenti o amici morire per o stare male per alcune malattie, quindi dalla necessità di porsi quelle domande che ci poniamo nei momenti di difficoltà, che sono: ma cosa si poteva fare? Cosa avrei potuto fare? Ma esisteva una cura? Cioè, tutte queste domande che ci facciamo quando ci sentiamo coinvolti emotivamente in una questione di questo tipo. Quindi questo forse è il motore principale. Poi dentro c'è un lavoro maturato nel tempo. C'è la mia esperienza di 10 anni nel campo dell'inquinamento elettromagnetico, perché mi sono occupato per 10 anni del monitoraggio e degli squilibri che la salute poteva subire dai campi elettromagnetici. E nello specifico mi sono occupato per molti anni anche del caso di Radio Vaticana, di Radio Maria. Ti ricordi a Roma, certo, la questione, certo, i bambini malati di leucemia, tutte quelle malattie. E quindi ho avuto l'onore di occuparmi di questo a difesa delle persone e di collaborare con tutti quei medici e quei ricercatori che in quel momento sostenevano che l'inquinamento elettromagnetico potesse essere dannoso alla nostra salute. E visto che l'inquinamento elettromagnetico e quindi i campi elettromagnetici potevano portare un cambiamento nella nostra salute in negativo, forse lo avrebbero anche potuto fare in positivo. Ogni cosa esiste in base alla sua funzione, questo è in principio anche delle discipline orientali. Ogni cosa non è necessariamente buona o cattiva. Un coltello di per sé è un'arma, è un oggetto pericoloso se usato per fare del male alle persone, ma è anche uno strumento utilissimo nella preparazione del cibo e nel tagliare il cibo da dare a chi deve essere nutrito. Cioè, ogni oggetto di per sé è utile o è buono o è cattivo a seconda di come viene utilizzato. I campi elettromagnetici anche possono essere vantaggiosi o svantaggiosi, utili o dannosi. Il sole stesso che ci nutre è un campo elettromagnetico e abbiamo l'esempio di come sia utile per la nostra salute nella produzione di vitamina D, nella calcificazione delle ossa, nelle difese immunitarie, giusto? Ma sappiamo che anche un'esposizione esagerata al sole invece ci può dare dei fastidi. Quindi dobbiamo imparare, secondo me, meglio a dosare l'energia e i campi elettromagnetici allo stesso modo in cui abbiamo imparato a dosare la chimica. Il mio obiettivo era: se l'elettromagnetismo può portare uno squilibrio alla salute umana, esistono dei segnali di tipo elettromagnetico che possono invece contrastare questo squilibrio o portare un equilibrio? Questo è il primo fatto importante. Io in questo ambito sono tecnico informatico e delle telecomunicazioni, anche se sono nato in mezzo alle antenne fin da piccolo per il mestiere dei miei genitori, eccetera, eccetera. E quindi ci ho lavorato molto in questo ambito e sentivo questa direzione come necessaria. Questo in primis. In secondo luogo, l'idea di questa tecnologia passa attraverso un'esperienza di sofferenza personale, perché io ho incarnato per un periodo quello che sono oggi la maggior parte dei clienti che si rivolgono a noi. Ho subito uno scontro frontale in auto che mi ha causato una serie di conseguenze a livello fisico,
e soprattutto mi causava dei dolori ricorrenti, fortissime emicranie, problemi di disordini posturali, tutta una serie di questioni che non sono riuscito a risolvere con la medicina convenzionale, cioè con le cure che mi venivano proposte, le terapie, i trattamenti e i farmaci, non avevo risolto il problema. Perché se risolvere un problema vuol dire coprirlo con un farmaco, allora abbiamo sbagliato tutti a capire cosa vuol dire salute. Io quasi ogni giorno avevo forti emicranie e dovevo prendere farmaci. E quindi il farmaco in quel caso non è la soluzione a un problema, è il coprire un sintomo, perché quel sintomo continua a riformarsi. E poi ho avuto un approccio molto positivo uscendo in parte dalla medicina classica e rivolgendomi alla posturologia e all'osteopatia, dove ho trovato i primi importanti benefici. Mi rivolsi in particolar modo a un noto posturologo italiano che fu anche primario di ortopedia in un ospedale in zona di Roma e per la prima volta vidi che cos'era un reset posturale laser, cioè io venni sottoposto a una serie di test posturali e del movimento, effettivamente ero molto impedito in alcuni movimenti, avevo molte contratture muscolari. Al seguito di una stimolazione con il laser di alcuni punti del padiglione auricolare, i test cambiarono, riacquistai flessibilità, riduzione del dolore, libertà di movimento e quindi ho capito che anche attraverso la luce e il laser si poteva avere un risultato sulla postura e sul movimento, sulla rimodulazione neuromuscolare. Il difetto però di tutti questi trattamenti di tipo biofisico e il difetto anche che hanno le cure non rimborsate dal Sistema Sanitario Nazionale è quello che bisogna pagare. E quindi per stare bene bisogna fare tante sedute, pagare i professionisti che sono bravi e meritano di essere pagati, però spesso non c'è la stabilizzazione del risultato. E quindi l'idea del Top Edge era di miniaturizzare questi macchinari che erano molto efficaci fino a renderli indossabili. Oggi questi dispositivi, queste tecnologie indossate al corpo riproducono gli effetti di quei grandi macchinari, con la differenza che possono essere utilizzati 24 ore su 24 e possono stabilizzare nel tempo i risultati ottenuti dal professionista durante la seduta. Quindi io vado dal professionista, vengo sottoposto a un trattamento, a un ciclo di trattamenti, ma tra l'uno e l'altro vengo stabilizzato e faccio una terapia di bassissima intensità a casa mia con questa tecnologia. Da quel momento in poi io ho cominciato finalmente a risolvere i miei problemi. Molto affascinante, decisamente molto affascinante. Il Top Patch è un dispositivo medico di classe 1. Ci puoi spiegare che cos'è? È un macchinario, quindi è uno strumento. L'esempio che faccio sempre per spiegarlo al meglio è quello dei computer, no? Della tecnologia. Stiamo parlando di biofisica applicata alla medicina e quindi è un approccio non chimico, è un approccio elettronico. L'elettronica si ottiene attraverso la produzione di macchinari. Se ti ricordi, i primi supercomputer occupavano palazzi interi, no? Pulsanti, bobine, eccetera, eccetera. Nessuno avrebbe mai pensato che a distanza di 20 anni li avremmo avuti dentro gli smartphone, no? È una miniaturizzazione e questo è il concetto. Il Top Edge è un macchinario, quindi è un dispositivo medico come un macchinario per fare i trattamenti, come lo è un laser, come lo è una tecarterapia, una magnetoterapia, un elettrostimolatore. È un macchinario che tratta il corpo attraverso non un approccio chimico ma un approccio biofisico. Quello che abbiamo fatto di diverso è stato miniaturizzare fino ad arrivare a 16 mm di diametro e a 0,2 di millimetri di spessore. Molto piccolo. Questa quindi è la differenza. Chiaramente non è un prodotto di uso comune, è un dispositivo medico. Cosa vuol dire? Vuol dire che il modo in cui viene prodotto, realizzato, è sottoposto alle normative vigenti italiane e di tipo europeo. Quindi nella certificazione di un dispositivo medico si tiene conto di tutto. Ogni singolo materiale che viene utilizzato deve essere certificato. Il metodo produttivo deve essere fatto in un certo modo secondo quelle che sono le normative di altissima qualità, ISO 9001, eccetera, eccetera. Cioè bisogna che ci sia una qualità dietro. La configurazione, cioè la classificazione nella classe più bassa, che è la classe 1, è quella priva di effetti collaterali, che è una cosa fondamentale per me in questo tipo di approccio terapeutico, perché la prima regola in assoluto del mondo della medicina, nel mondo dei dispositivi medici, ma anche proprio secondo per il Ministero stesso, deve essere prima di tutto dimostrare che questo dispositivo non possa fare del male.
Quindi dispositivo medico di classe 1 è un dispositivo che è anche di libera vendita, cioè noi potremmo tranquillamente metterlo sul banco della farmacia, in vendita in negozio, eccetera, eccetera. Cioè è privo di effetti collaterali e può essere usato liberamente. Questa è la classe 1. Interessante, decisamente. Quindi non ha effetti collaterali questo? Esatto. Benissimo. Il dispositivo è stato sottoposto a sperimentazione anche ancora prima di metterlo in commercio. Questo vuol dire certificare o autocertificare, vuol dire produrre della documentazione scientifica che dimostri che il dispositivo non solo fa bene, ma anche non faccia male. Quindi va sperimentato sulle piante, va sperimentato sulle cellule, va sperimentato in vitro, va sperimentato in vivo e va sperimentato poi sull'uomo, dimostrando che funziona e che non fa male. Benissimo, sono molto affascinata da questa tecnologia, è veramente incredibile, è proprio avanguardista e futuristica nel modo in cui è stata pensata, sviluppata, e anche le ricerche che il vostro team ha portato avanti sono decisamente, vorrei attaccarci l'aggettivo geniale. Ti ringrazio. A pensarci, 10 anni fa io stesso non avrei mai creduto che oggi avremmo potuto avere in mano una tecnologia di questo tipo, come lo è per la maggior parte delle innovazioni high tech che utilizziamo tutti i giorni. 10 anni fa erano difficili da visualizzare. Vero, verissimo. Oggi però ci sono. Ci sono, sono nel quotidiano. Esatto. Ho letto molte recensioni e visto video testimonianze su Tau Patch di persone affette da mal di schiena, emicrania e dolori muscolari, e affermano che da quando usano la vostra tecnologia non hanno più avuto questo tipo di disturbi o li hanno attenuati di molto. Cosa puoi dirci al riguardo? Ti posso dire che è vero, non è colpa mia, ma è merito mio se la tecnologia funziona. A volte sembra che dobbiamo nasconderci, no? E non poter dire che un prodotto dà un beneficio, no? Vero. Perché è, sembra incredibile che un dispositivo di questa dimensione possa fare delle... ma è la realtà e sono le recensioni quelle reali, perché comunque in internet si trovano i clienti che ti recensiscono e c'è anche chi ce l'ha con te, voglio dire, che fa delle recensioni in dei blog senza però aver mai provato il prodotto. Cioè tu credi di più a chi ha usato un prodotto o a chi non l'ha mai visto e lo vuole recensire solo con lo scopo di fare un articolo in più nel proprio blog o, sai, indicizzarsi, guadagnare con i click, eccetera, eccetera. Le recensioni, quelle reali, sulla nostra pagina Facebook, sul nostro sito, eccetera, eccetera, le recensioni vere parlano di questo. Non le scriviamo noi, sono le persone che scrivono, si può cliccare sul loro profilo, andare a vedere chi sono, contattarle, chiedergli informazioni su com'è andata. Sono persone vere che hanno provato una cosa come un'altra. Allo stesso modo in cui oggi si va in un ristorante e poi si fa una recensione in base a, no, come si è mangiato, chi prova una tecnologia sente a volte di dover lasciare una recensione. E in questo caso le nostre sono tutte positive. Quindi si parla di riduzione del dolore. Vorrei che passasse un messaggio però chiaro da questa intervista. Il dispositivo non necessariamente è una bacchetta magica che tratta tutti i dolori. Okay? Però spesso abbiamo avuto risultati su tutta una serie di pazienti che, come me, perché io ho incarnato per anni quella situazione, avevano dolori ricorrenti e attraverso il farmaco e attraverso le cure convenzionali o i vari centri specializzati non riuscivano ad avere un risultato. Okay? Quindi queste persone, quando capitano da noi e attraverso questa tecnologia metodica hanno risultato, si sentono in dovere di comunicarlo agli altri e, come hai visto, in molti casi queste recensioni sono scritte con un tono molto entusiasta, no? Perché sfido chiunque, se uno sta male e finalmente trova un modo di stare bene, sarebbe entusiasta, no? Certo. Beh, porto un esempio, perché in realtà parliamo di pezzi di vita reale, ci possiamo raccontare quello che vogliamo, ma se funziona, funziona. Il concetto è questo: perché dovrebbe funzionare o in che casi funziona? Questa tecnologia lavora bene sul sistema propriocettivo. Il sistema propriocettivo è un nostro software biologico, cioè è il modo con cui il cervello coordina e scambia informazioni con tutti i recettori del movimento che sono all'interno di ogni muscolo. Ci pensi un attimo, ogni singolo muscolo viene attivato dal cervello, no? Bene. Quindi, cosa succede? Succede che se quei dolori o quelle contratture o quelle tensioni che causavano quei dolori o quelle cefalee muscolo-tensive sono di origine posturale, quando applichi il dispositivo, se la postura migliora e migliora la propriocezione, quindi questa comunicazione tra il sistema e i vari recettori, possono detensionarsi queste muscolature contratte e dare un sollievo immediato, veloce,
Questo è il concetto di base. Ma se mi consenti, posso approfondire questo anche secondo le nuove linee guida in materia di posturologia del Ministero della Salute, no? Perché la posturologia è una disciplina importantissima, a mio avviso, che però fino adesso in Italia è stata portata avanti da molti grandi professionisti, però un po' osteggiata, no? Perché non ancora ben compresa. Finalmente da fine 2017 esistono delle linee guida del Ministero della Salute, fatte da una commissione dedicata, in materia di posturologia. Cosa si dice però in queste linee guida? Che se il paziente o su quella patologia e quel disturbo è di origine posturale, quindi di un disturbo della postura dovuto magari a un recettore in disfunzione, l'occhio che non lavora bene a livello di oculomotricità, l'occlusione, il sistema vestibolare, il recettore podalico, quelle che sono le grandi entrate di informazioni che mandano al cervello i segnali che servono al nostro cervello per capire come siamo posizionati nello spazio e nel tempo e se siamo in simmetria oppure no. Se il nostro disturbo è un disturbo di tipo recettoriale o posturale, i farmaci, la fisioterapia, la kinesiterapia sono, non dico inutili, ma fini al trattamento del sintomo, e questo c'è scritto nelle linee guida del Ministero. Se il disordine è di tipo posturale, va risolto attraverso un approccio posturale che deriva da misurazione fatta con strumenti di posturologia, pedane stabilometriche, baropodometriche, assiografia, cioè una serie di cose che sono nominate in queste linee guida, e il trattamento va fatto trattando e bilanciando i recettori che causano lo squilibrio. Allora c'è il risultato permanente. Quando tu hai, questo non è solo il mio punto di vista, ma di una branca della medicina, quando tu hai un problema che è ricorrente, cioè che continua a ripresentarsi quel dolore, e fino adesso non hai trovato il modo di farlo andare via, forse vuol dire che i vari metodi provati fino a quel momento non sono utili o idonei al trattamento di quel disturbo. Chiaramente per chi fa il nostro lavoro è più facile, perché arrivano delle persone che dicono: ho provato questo e non ha funzionato. Allora escludi tutti i tentativi fatti in precedenza e proponi un approccio nuovo. La medicina non è una scienza come la matematica, la medicina è una scienza delle probabilità, no? Delle statistiche, dei tentativi anche a volte, no? E quindi questo deve essere l'approccio. Ma oggi anche in Italia arriva una linea guida in materia di posturologia, come in Francia lo è da un po'. Noi già nella formazione che facciamo ai professionisti e nella metodica d'uso agiamo già da anni secondo questi principi, che già esistevano e oggi vengono adottati anche come linee guida in posturologia in Italia. Perciò questo è l'approccio. Le persone che hanno delle problematiche di tipo posturale o propriocettivo o recettoriale traggono un beneficio immediato e subito da un approccio di questo tipo, da un approccio propriocettivo e recettoriale. E guardate che nel futuro ne sentiremo parlare sempre di più, perché la ricerca in tutto il mondo sta andando avanti sulla riprogrammazione dello schema motorio e del movimento, e non del coprire il sintomo con il farmaco. Con questo non voglio dire che sono contrario all'uso dei farmaci perché tengono in vita un sacco di persone. Sono contrario all'uso del farmaco quando non serve, quando è reiterato, quando è autosomministrato, quando si fa abuso di farmaci senza cercare la soluzione. Leggevo anche che hanno ridotto di molto l'uso di farmaci. È vero? Sì, è vero, perché se chiaramente prima tu avevi un dolore ricorrente che si presentava 3 volte alla settimana e poi si presenta una volta al mese, cioè ti risparmi un sacco di abuso di sostanze. Ripeto, questo non deve valere necessariamente per tutti, ok? Ma vale e funziona subito in questo tipo di casi. Vale la pena anche provare per scoprire se si è in questo tipo di casistica, perché purtroppo il mondo della medicina ufficiale non conosce bene questo tipo di approccio e non ne capisce ancora i possibili effetti positivi. Non pensi che questo in qualche modo possa dare fastidio alle case farmaceutiche o al settore medico? Inevitabilmente, questa è una questione che si è posta già dall'inizio della nostra attività e già da quando dovevo, io in primis, e dovevamo, perché coinvolgo tutti quei ricercatori che hanno contribuito a questa avventura nel tempo, perché da solo non sarei andato da nessuna parte, okay? Dovevamo decidere se trasformare questa cosa in realtà
o se tenerla in un laboratorio, in una cantina o in un cassetto. Okay? Quindi quando abbiamo scelto di iniziare a distribuire questa tecnologia, a farla conoscere, a farla utilizzare, ci siamo posti questa questione. Questa cosa darà fastidio, sicuramente toglierà un consumo importante di farmaci. Se io portassi una casistica delle persone che abbiamo incontrato fino adesso nel nostro cammino, abbiamo contribuito molto a questo, no? Ma non è da vedersi come una cosa negativa nei confronti di una casa farmaceutica, perché il farmaco serve sempre. Nemmeno le case farmaceutiche, secondo me, vogliono che si faccia abuso dei loro farmaci quando non sono necessarie. Inevitabilmente stiamo dando fastidio. Diamo fastidio a molti, tocchiamo l'interesse di molti, tocchiamo spesso anche l'interesse di tutte quelle casistiche in cui invece che fare 20 sedute ne bastano due, e quindi tocchiamo molti interessi. Questo è un problema che abbiamo da sempre e questo smuove una serie di, oggi vengono chiamati haters, no? Bene, gli haters. E quindi abbiamo avuto prima tentativi di acquisto, cioè ci hanno proposto di acquistare la società, la tecnologia, eccetera, eccetera, cosa che abbiamo rifiutato per tutta una serie di principi etici che vogliamo portare avanti. Poi ci hanno osteggiato, poi hanno cominciato a nascere dei blog che dicono che questa è una truffa, che non funziona, che è impossibile, che... cioè i nostri nemici ce li siamo fatti perché tocchiamo interessi importanti ed è normale che sia così. Vedi Arianna, l'obiettivo da parte mia, la mission è grande. Io ho vissuto questa esperienza sulla mia salute, sulla mia pelle. E io, grazie al cielo, grazie alle mie capacità, ho trovato il modo di risolvere il mio problema sviluppando una tecnologia e un metodo. Ma questo deve essere utile a tutti. E la mia missione è cambiare il modo in cui ci si cura nel mondo. Non è una missione da poco, ok? Però l'obiettivo è cambiare l'approccio, introdurre l'approccio biofisico come sistematico nel mondo medico. Il farmaco, secondo me, deve arrivare dopo, cioè quando l'approccio senza effetti collaterali non riesce, allora provo poi col farmaco antalgico che fa bene, ma anche gli effetti collaterali. Non pensi sia una missione difficile? Ci riuscirai? Certo che è una missione difficile, ma tutte le grandi realtà e le grandi aziende nascono da una forte domanda e da una forte missione. Se nessuno lo fa, non si andrà mai da nessuna parte. Non pretendo che saremo noi davvero a cambiare il mondo, però noi vogliamo fare la nostra parte, poi magari ci riusciranno altri in futuro. Con tutte le grandi innovazioni è così, però ognuno deve fare il suo. Mi sono rimasti impressi alcuni insegnamenti che ho avuto nei primi lavori, no? E dei primi maestri di vita che ho incontrato. In un'azienda in cui lavoravo c'era un direttore che tendeva molto a creare lavoro di team, di squadra, eccetera, eccetera. E mi raccontò una storia, un aneddoto che io ti ripropongo così come me lo ricordo. Ed è la storia del colibrì. La storia era più o meno questa: c'era un incendio nella giungla e tutti gli animali fuggivano da questo incendio. Da solo un colibrì viaggiava verso l'incendio con il becco con dentro qualche goccia d'acqua, le zampine bagnate d'acqua, e andava verso l'incendio. E il leone dice: ma dove vai? Dove stai andando? Vado a spegnere l'incendio, rispose il colibrì. Ma sei matto? Ma cosa pensi da fare da solo con quelle 3-4 gocce? Non importa, rispose il colibrì, io faccio la mia parte. Io faccio la mia parte. E questo è un esempio che gli italiani dovrebbero molto mettersi in testa, perché il piccolo contributo quotidiano è l'azione individuale, è la goccia che tutti facciamo tutti i giorni, che dà la nostra parte a voler cambiare il mondo in cui viviamo. Se tutti subiamo invece il mondo così com'è e non lo vogliamo cambiare secondo il nostro punto di vista, secondo me è un fallimento in partenza. Noi dobbiamo fare la nostra parte e tutti i miei collaboratori tutti i giorni lo fanno. Danno la loro parte per portare questa innovazione. Magari tra un anno, tra 2 anni, un'altra azienda farà dei prodotti molto più efficaci dei nostri. Ben venga, ma intanto ci siamo noi e noi dobbiamo andare avanti. Perché quello che abbiamo tirato fuori dal cappello fino adesso sono solo le prime idee, ma stiamo facendo tante altre cose che usciranno nei prossimi anni. Ti auguro di riuscire nella tua missione. In internet e sui social ho letto qualche critica nei confronti tuoi e dei Top Hatch. Ci puoi dire chi ti critica e perché lo fa? Devo essere sincero? Sì. Devo essere sincero. Innanzitutto, secondo me è normale. Se nessuno ti critica, vuol dire che non stai facendo niente di grande, niente di importante. Siccome questa cosa delle critiche all'inizio per me era pesante a livello emotivo, no? Chi mi conosce sa che ci siamo fatti tutti un mazzo
7 giorni su 7, sacrifici, investimenti, mi sono venduto tutto, riuscire a portare avanti questa idea, no? E soprattutto l'approccio noi che abbiamo avuto, noi commerciale, è stato anche un approccio molto etico, perché potevamo creare un network marketing, un multilevel, distribuire in grande distribuzione, e invece abbiamo scelto di partire in maniera molto professionale, formando un gruppo di professionisti alla volta. Quindi il nostro dispositivo in Italia è dato in mano solo a operatori professionali, medici, fisioterapisti, odontoiatri, quindi chi acquista da noi sono i professionisti. Perciò innanzitutto dico questo, ma chi ci critica non è un medico, non è un ricercatore, non è nessuno, ma se tu non hai mai provato un prodotto, no? Non l'hai mai neanche tenuto in mano e non lo conosci, cosa critichi a fare, no? Adesso il mondo di internet funziona un po' così, no? C'è tanta gente che non lavora, che non sa cosa fare e si inventa influencer, si inventa blogger, no? Funziona un po' così, quindi siccome comunque Tao Pech è cercato 3.000 volte al giorno su Google, parlarne fa indicizzare il tuo blog personale, no? E quindi vuol dire che poi chi entra nel blog clicca sulle pubblicità e chi parla male di noi guadagna quei 10 centesimi, 11 centesimi ogni click che riceve, sai, nella sua pagina, no? Non ci sono altri motivi veri che possono spingere a una critica così efferata nei nostri confronti, soprattutto da persone che non sono competenti, non sono del settore e non hanno provato il dispositivo. Ti potrei raccontare tantissimi episodi, al di là del fatto che personalmente io ci rido sopra attualmente, però come azienda, dovendo difendere il marchio e il prodotto, ci sono chiaramente delle azioni legali in corso. Non puoi lasciare in rete questa comunicazione nei tuoi confronti, comunicazione lesiva che va in qualche modo a intaccare la tua credibilità, no? Anche perché io difendo tutti i ricercatori che si sono impegnati a realizzare questa tecnologia, ad utilizzarla, ai medici che la usano tutti i giorni, no? E ai ricercatori che l'hanno sperimentata. Ma se diverse università, la Sapienza, l'Università di Palermo, Sassari, il Politecnico di Milano, quell'istituto, quell'altro, se tutte queste ricercatori che hanno fatto studi, sperimentazioni e tesi in doppio cieco con la nostra tecnologia dicono che funziona, se qualcun altro dice il contrario sta offendendo anche la morale e l'intelligenza di chi veramente è del settore, chi studia e chi fa le sperimentazioni, no? Come allora può essere messo in dubbio l'efficacia di questo dispositivo? Qualunque farmaco che viene usato tutti i giorni andrebbe messo in discussione, no? Vorrei vedere queste persone che criticano cosa fanno nella loro vita, cosa mangiano, no? Però, ripeto, queste più che altro sono mosse che sono fatte o per indicizzare i propri blog, oppure, come ti ripeto, visto che abbiamo rifiutato del denaro, delle offerte, di fermarci, di cedere, di vendere, eccetera, eccetera, sicuramente a qualcuno abbiamo pestato i piedi e c'è questo tentativo di screditamento, che fa anche un po' ridere, no? Si capisce che sono persone che non ci hanno mai conosciuto, mai visto, mai... Addirittura. Sì, addirittura in un blog si dice che questo dispositivo non può essere fatto della nanotecnologia che dichiariamo, perché altrimenti dovrebbe come minimo emettere luce, essere fluorescente. Si capisce che questa persona non l'ha mai visto il prodotto, perché tutti i nostri clienti sanno che di notte il prodotto si illumina e fa luce perché è realizzato con componenti che lavorano con la luce e quindi lo fa. Quindi fanno un po' ridere. Mi dispiace da un punto di vista, ma sono contento perché stiamo smuovendo molto e quindi è normale che se ne parli in tutte le direzioni. Ripeto, ci cadono dentro gli ignoranti, perché una persona intelligente quando va a leggere una notizia vede anche la fonte dell'informazione. Chi lo ha scritto? Perché? Che titoli ha? No? Allora, uno, legge le ricerche ufficiali scritte dalle università, dai centri di ricerca che sono apparse sulle riviste medico-scientifiche internazionali. Oggi le nostre pubblicazioni sono anche su PubMed, che è la banca dati mondiale delle cose che funzionano davvero in medicina. Quindi chi si informa correttamente, quindi i medici, i ricercatori, sanno dove andare a cercare le informazioni, eccetera. E chi magari è un po' ignorante e non sa, si basa sui commenti dell'ultimo blogger nato. Quel tipo di cliente che crede a quel tipo di blogger è meglio anche perderlo, no? Giusto? Sicuramente in questi anni hai visto moltissime persone che hanno tratto beneficio dalla tua tecnologia. Ne ricordi però una in particolare che ti ha colpito maggiormente? Beh, Arianna, tutti i giorni noi riceviamo testimonianze, recensioni, ringraziamenti ed è il motore che ci spinge
ad andare avanti, che ci traina, perché questa è una cosa di soddisfazione per me, ma anche per tutti i ricercatori che collaborano con me, per il professor Romeo, per tutti i miei collaboratori, per tutti i dipendenti. È importante sapere che il lavoro che fai tutti i giorni ha come scopo finale aiutare qualcuno che sta male o che ha un dolore o che è in difficoltà. Se dovessi fare una graduatoria delle maggiori soddisfazioni, sicuramente non posso tralasciare l'aspetto dei disordini del movimento e della sclerosi multipla, perché aver scoperto anni fa che questa tecnologia era utile ad aiutare il movimento in questo tipo di patologie cronico-degenerative mi ha dato una grandissima soddisfazione. Quindi quando abbiamo ricevuto recensioni da chi ha migliorato il movimento, da chi ha ridotto l'uso dell'appoggio, da chi ha migliorato il controllo vescicale notturno, cioè tutte queste cose mi hanno sempre dato una grande soddisfazione e commozione, perché sono cose che non ti aspetti e che le persone non si aspettano, ma ogni muscolo del nostro corpo è governato dal cervello e quindi anche il controllo della peristalsi intestinale, dello scarico vescicale, di ogni sistema muscolare del corpo deriva da input del cervello. E perciò siamo stati molto utili in questo senso. Le soddisfazioni maggiori credo siano quelle con i bambini, cioè le recensioni dei genitori e vedere i bambini che cambiano. Perché mentre un adulto ha una patologia, ma ha avuto una vita prima e quindi magari può aver avuto tutta una serie di abitudini più o meno corrette nel suo stile di vita, può aver mangiato male, può aver avuto incidenti, una serie di cose. Ma un bambino che colpe ha? Un bambino che sta male o che ha un problema di salute? Quindi poter aiutare un bambino, secondo me, è una soddisfazione grandissima. In particolare, forse il caso che più mi ha commosso e mi ha fatto scendere le lacrime e ha fatto piangere non solo me, ma anche tutte le persone che hanno assistito a queste testimonianze, è stato il caso di una bambina affetta da dei disturbi rientranti nella sfera dell'autismo che non parlava, cioè non aveva il dono della parola, nonostante tutta la riabilitazione, la logopedia e tutti i tentativi, non riusciva a, in termine tecnico che ti posso usare, non riusciva a reclutare le corde vocali e l'apparato deglutitorio per la fonazione. E dopo solo un mese e mezzo di trattamento la bimba ha iniziato a parlare sottovoce, ma ha iniziato a parlare. Questo ci ha commosso tutti e mi ricordo che ricevetti alle 7 di mattina una nota audio WhatsApp dalla madre in cui si sentiva la bambina parlare e mi misi a piangere, e a ogni persona a cui faccio sentire questa nota e racconto questa storia fa la lacrimuccia. E di questo c'è una recensione sulla nostra pagina aziendale o addirittura su Google. Sì, la si può leggere la recensione della. Questo è stato uno dei casi che mi ha più commosso e in cui mi sono sentito più utile al mondo, si può dire, no? Che non è una cosa da poco. Io ringrazio l'universo per avermi permesso, attraverso lo studio, attraverso l'esperienza personale, di aver realizzato poi un metodo e una tecnologia aiutato da tantissimi altri ricercatori che può dare un beneficio così, così grande, insomma, questo è. Fabio, la tecnologia Tau Patch si può usare in maniera autonoma o bisogna rivolgersi a un professionista? Qui tutto dipende da una serie di scelte. Di per sé il dispositivo è un dispositivo medico di classe 1, quindi chiunque in teoria potrebbe auto-applicarselo, acquistarlo e usarlo autonomamente. In pratica in Italia no, cioè noi abbiamo scelto, anziché la larga distribuzione, di dare il dispositivo in mano ai professionisti, perché il nostro obiettivo era che chi avesse il modo di utilizzare questa tecnologia e di provarla su di sé ne avesse il beneficio. Quindi se è un professionista che te li applica e sa dove posizionarli a seconda del disturbo che hai, è più facile che tu abbia un risultato e quindi che il prodotto venga recepito come un prodotto che funziona. Immagina tu di non saperlo dove metterlo, metterlo più o meno a caso e non avere risultato. Diresti che è sbagliato il metodo o diresti che non funziona il prodotto? Probabilmente il prodotto è il primo a cui si dà la colpa. In questi anni abbiamo lavorato molto nel metodo, con vari livelli di formazione, dai più semplici ai più evoluti, per i professionisti del settore sanitario, quindi i medici, gli odontoiatri, i fisioterapisti, quelle categorie che si occupano di salute e sono riconosciute dal Ministero. In questo modo il dispositivo viene recepito come un dispositivo funzionante. Se me l'ha consigliato il medico è più facile che funzioni. Il consumatore occidentale
ragioni in questo modo. Il consumatore occidentale è talmente abituato alla pubblicità, ai messaggi pubblicitari entusiasmanti, alle grandi promesse e prodotti miracolosi che ormai non ci crede più. E quindi è meglio in Occidente appoggiarsi al settore medico per l'utilizzo di questa tecnologia. Quindi chi vuole il nostro dispositivo deve rivolgersi a un professionista che lo può applicare, oppure contattarci e noi stessi poi ci pensiamo a segnalare quali sono i centri che lo usano. Mentre ad esempio in Giappone abbiamo un altro approccio. Lì abbiamo una nazione che è fanatica della tecnologia e quindi abbiamo una nazione che si basa sul rispetto, sulla sincerità, sulla legalità, è un altro modo di vivere. E quindi in Giappone abbiamo potuto introdurre sul mercato il prodotto attraverso anche un videocorso base. Quindi il consumatore, ma anche il medico, possono acquistare un videocorso, gli arriva a casa il videocorso e i dispositivi per fare un uso base. Mentre nel frattempo stiamo formando anche in Giappone la rete di professionisti che in questo caso non farà l'uso base della tecnologia, ma solo l'uso avanzato. Quindi il Top Hatch sta uscendo dai confini nazionali? Il Top Hatch è già uscito da tempo dai confini nazionali perché sono venuti a formarsi in Italia professionisti di tutto il mondo. In particolare in alcuni stati abbiamo cominciato con una rete distributiva, in questo caso in Giappone, con un grandissimo risultato per il merito di Thomas Rigato, un nostro collaboratore, un italiano che ha studiato lingue orientali e ha vissuto in Giappone. E una volta tornato qui ha deciso di portare lì questa tecnologia e oggi è il nostro distributore in Giappone, con notevoli risultati. Riassumiamo, Arianna. In Italia chi vuole utilizzare questa tecnologia deve rivolgersi a professionisti che la applicano, oppure ci possono contattare e noi indichiamo quali sono i centri. Attualmente in realtà abbiamo istituito anche una nuova offerta che si chiama Buy and Try, cioè acquista e prova, no? E che funziona in questo modo. Diamo a una cifra fissa, compreso sia il prodotto che la visita medica, cioè la seduta di applicazione, no? E di conseguenza diamo al consumatore 15 giorni di prova, cioè 15 giorni di utilizzo del dispositivo entro i quali possono chiedere di essere rimborsati. E se chiedessero rimborso, restituiremo non solo la cifra relativa al dispositivo, ma anche alla visita. Offriamo questa offerta, visita più l'applicazione del prodotto, lo provi 15 giorni, per qualunque motivo tu non sia soddisfatto, lo puoi restituire e vederti rimborsati entrambi i costi. Pensa quanto crediamo a questa tecnologia per poterci permettere di avere questo approccio con i consumatori. D'altronde noi non vogliamo il conto corrente inquinato, noi vogliamo ricevere denaro. Intendi per conto corrente inquinato? Il denaro oggi è una forma di energia, no? Cioè, quando tu dai denaro a un'azienda, a qualcuno, in qualche modo gli dai dell'energia da reinvestire per innovare, per andare avanti, no? Giusto? Tu scegli di non acquistare più quella marca, più consumatori lo scelgono, togli potere a quell'azienda, no? In molti stati questa è un'arma che si utilizza. Noi vogliamo energia pulita, cioè io voglio guadagnare dei soldi e fatturare delle cifre se quello che noi abbiamo fatto è stato utile a qualcuno. Ma perché devo avere dei soldi in conto corrente di un cliente non contento? Non c'è motivo. Cioè, questo dispositivo è nato per dare un aiuto, non per creare un business. Cioè, il business deve essere la conseguenza del risultato che dai. Quindi questo è l'obiettivo. Se sei contento, no, è giusto che io abbia i tuoi soldi, ma non sei contento, ma perché li dovrei avere? Questa è la nostra filosofia e incentiviamo anche i professionisti della nostra rete a fare lo stesso, perché è giusto così. E quanti rimborsi vi sono stati chiesti? Dal 2012 a oggi abbiamo avuto solo 2 richieste di rimborso. Vabbè. Non erano casi seguiti bene, quindi erano dei pazienti lontani da qualche medico che però in condizioni gravi hanno insistito per farsi spedire a casa a provare questo dispositivo, no? Facciamo migliaia di numeri ogni mese e 2 rimborsi dal 2012 a oggi, io posso solo essere contento. Ci piace talmente tanto questo gioco che anche nella formazione medica abbiamo le stesse clausole. Cioè noi formiamo i professionisti e abbiamo dei moduli formativi, dal base all'avanzato. Tutti i nostri corsi sono 100% soddisfatti o rimborsati, quindi anche un medico che viene ai nostri corsi non dovesse trovarlo interessante, potrebbe chiedere il rimborso. Sai quanti corsi abbiamo rimborsato dal 2012 a oggi? Quanti? Zero. Zero, sì. Stiamo cambiando il modo in cui ci si cura nel mondo.
e tutti i professionisti che entrano nel nostro corso e che stanno dei giorni al nostro corso hanno il modo di sperimentare, toccare con mano, provare, perché non facciamo solo teoria, ma facciamo test posturali pratici, abbiamo tutte le strumentazioni per misurare come il corpo cambia subito con l'applicazione della tecnologia, quindi davanti all'evidenza ogni professionista è contento e adotta poi questa metodica nel lavoro di tutti i giorni. Il dispositivo deve essere utilizzato solo da persone che hanno patologie o disturbi oppure può essere utilizzato anche come prevenzione? Questa è un'altra bella domanda, no? Il dispositivo nasce come dispositivo di prevenzione, cioè per prevenire che ti vengano alcuni dolori o alcuni disturbi, per tenerti in equilibrio, per tenerti in bolla, per migliorare la tua propriocezione e il tuo movimento. Quindi anche chi non ha particolari disturbi può... È più facile che la maggior parte dei nostri clienti siano persone che vanno da un medico, vanno da un professionista perché hanno un disturbo, no? Ma certo, alla prevenzione ci si pensa poco. L'Italia è uno degli stati al mondo con la percezione della necessità di prevenzione più bassa, no? Ma il concetto è questo. Il dispositivo è utile in diversi ambiti, andiamo dal sostenere il movimento di chi ha disordine nel movimento fino al trattamento in ambito sportivo. Lo sport è uno dei campi di nostra maggiore applicazione e uno sportivo lo usa per un miglioramento della performance, che non vuol dire vincere una gara, ma vuol dire fare ogni cosa che fai con un maggior risparmio energetico e con maggior risultato anche, no? Allora, un atleta professionista deve avere una buona performance, ma chi lavora tutti i giorni non deve avere una buona performance. Il mondo del lavoro è sempre più duro, i contratti sono sempre più a termine, bisogna farsi valere, bisogna far vedere che si vale, bisogna spingere. Quindi la performance è importante per tutti, nella vita di tutti i giorni, nello studio, nello sport, nel lavoro, con la famiglia, nel seguire i figli. L'energia ci serve, la stabilità ci serve e tenerci in forma ci serve. Mi fa venire in mente altre cose, no? Vado spesso in Alto Adige per riflettere meglio e rilassarmi, no? C'è un'azienda che si occupa di oli essenziali, no? Che fa gli estratti di oli essenziali dalle piante, eccetera, eccetera, a Berghila. Hanno lo stabilimento di produzione artigianale, hanno il negozio e hanno anche tutto il vivaio con tutti i tipi di piante, con le spiegazioni, eccetera, eccetera, no? E quando entri lì c'è un cartello in legno con inciso a caldo: chi non ha tempo per la propria salute lo troverà per la malattia. E questa è la prevenzione. Prevenzione vuol dire fare delle azioni oggi per non ammalarsi domani. In Italia confondiamo la prevenzione con lo screening preventivo. Screening preventivo è fare delle analisi prima nel tempo per vedere se hai già una malattia. Prevenzione vuol dire avere degli atteggiamenti di vita quotidiani, alimentazione, idratazione, sport, riduzione dello stress, eccetera, eccetera, per fare in modo di non ammalarsi. La nostra filosofia è quella della prevenzione dal punto di vista del movimento, ma anche del bilanciamento, dell'equilibrio energetico che il corpo deve avere per stare in salute. Io la chiamo, e non solo io, chi si occupa di biofisica, la chiama buona bioregolazione. Un sistema che è tenuto ben regolato è più difficile che vada fuori bolla. A proposito di questo, so che collaborate con molte squadre sportive. Siete sponsor o siete fornitori? Mi puoi spiegare meglio? C'è una sottile differenza. Noi forniamo tecnologia a molti atleti e a molte squadre. Uno sponsor è un'azienda che investe in denaro in cambio di visibilità, cioè investe una cifra in una squadra per avere lo striscione, il marchio, la visibilità, eccetera, eccetera. Noi invece siamo fornitori, cioè queste squadre vogliono utilizzare la nostra tecnologia sui loro atleti e quindi l'acquistano. Della maggior parte delle squadre e degli atleti che seguiamo non lo possiamo dire, non è esposto sul nostro sito, che giustamente se tu avessi una squadra o tu fossi un atleta o un team sportivo e utilizzi una novità che ti dà una marcia in più, non vuoi che l'altra squadra lo sappia, perché altrimenti l'adottano anche loro, quindi di questo non si sa. Con alcune squadre invece abbiamo fatto uno scambio, cioè una partnership in cui appare la visibilità che siamo fornitori ufficiali. Vuol dire che forniamo questa tecnologia con queste squadre e spesso facciamo un lavoro specifico insieme. Potrei farti una serie di esempi: da tanti anni collaboriamo
con il Palermo Calcio, sia oggi col dottor Francavilla e lo staff medico e di terapisti che ci sono adesso, sia anni fa con il dottor Genovesi e il dottor Gari quando erano al Palermo, oggi sono al Manchester City e al Watford. E abbiamo fatto un lavoro molto importante, è giusto nominarlo, il dottor Francesco Lorè, che è un preparatore atletico molto in gamba, che segue diversi atleti e tra cui segue anche il Catania Beach Soccer. È uno sport in cui la propriocezione, il controllo posturale è fondamentale. Correre, saltare, fare dribbling sulla sabbia comporta un gioco di caviglia, di ginocchia importantissimo, no? E quindi migliorare la propriocezione in questo tipo di atleti è fondamentale. È stata una soddisfazione perché li ha seguiti per qualche anno e quest'anno con il Catania Beach Soccer, con come fornitore ufficiale Tao Patch e il dottor Francesco Lorè, hanno vinto sia lo scudetto che la Coppa Italia. Un ottimo risultato. Un ottimo risultato. Nello sport noi andiamo forte, sia negli atleti individuali che nelle squadre, ma uno dei motivi è proprio il miglioramento del controllo posturale, che è misurabile con gli strumenti che le squadre hanno e che è stato oggetto anche di una pubblicazione su una rivista di medicina dello sport internazionale. The Journal of Sport Medicine and Physical Fitness ha pubblicato una ricerca scientifica in doppio cieco in cui si evince che chi usa il dispositivo Tao Patch vero ha un risultato del controllo posturale dell'equilibrio e un risparmio energetico molto più alto rispetto al gruppo placebo che aveva un dispositivo non vero addosso, insomma. Quindi, dimostrazione scientifica che la performance sportiva può essere migliorata dall'uso di questa tecnologia. Abbiamo anche molti progetti in ambito sportivo, negli anni, nei prossimi anni ne vedrete delle belle, soprattutto per quella parte che c'è dietro una partita o una gara sportiva, che è la preparazione, il trattamento degli infortuni, la riatletizzazione dello sportivo. Quindi sportivi, persone con differenti patologie, persone che usano il dispositivo anche a scopo preventivo. Possiamo quindi dire che Tao Patch è un abito che sta bene a tutti? Sì, effettivamente sì, nasce come tecnologia che risponde a delle esigenze moderne. Nei corsi e nelle conferenze spiego molto bene il perché quelle determinati segnali o lunghezze d'onda sono utili alla nostra salute. È cambiato il nostro stile di vita, no, negli ultimi anni. Una volta eravamo molto all'aperto, mangiavamo cibo coltivato in un certo modo, cioè era diverso proprio lo stile di vita. Oggi siamo molto al chiuso, ci mancano determinate lunghezze d'onda di luce, non produciamo vitamina D, siamo iperstressati, siamo disturbati dall'inquinamento elettromagnetico. Il mondo è cambiato e noi dobbiamo contribuire a fare in modo che il nostro corpo viva bene in questo mondo nonostante il cambiamento. Ora dimmi un motivo per utilizzare questa tecnologia e un motivo per non farlo. Beh, i motivi per utilizzarla sono infiniti, quindi chiunque abbia uno squilibrio lo può provare, ma soprattutto la prevenzione, come abbiamo detto prima. C'è da dire una cosa, il mondo è cambiato, c'è un tempo per ogni cosa. C'è stato un tempo in cui alcuni problemi di salute non c'erano e alcune cure non servivano. Un tempo in cui c'erano dei problemi di salute e bisognava trovare delle cure, no? Il tempo in cui è nata la penicillina, il tempo in cui... Oggi è un tempo diverso. Oggi è un tempo in cui il nostro corpo è esposto a un ambiente diverso da prima. Sta molto al chiuso, non è a contatto con la luce, c'è l'inquinamento, c'è il carico di stress, dormiamo male, la vita media si è allungata e le necessità sono diverse. È cambiato il mondo e con il cambiare del mondo dobbiamo cambiare il modo in cui ci si approccia al mondo. Col cambiare dei problemi di salute dobbiamo cambiare il modo in cui ci si approccia alla salute, altrimenti rimaniamo indietro. Ti potrei fare mille esempi da questo punto di vista, ma è importante che noi cerchiamo di prevenire e di tenerci in equilibrio da tutti i punti di vista, perché la salute è questo, è continuare a stare bene, non aspettare di stare male per poi cercare la pillola magica. Oggi i medici in Italia servono molto per la terapia, ma guardate che io in questi anni ho avuto l'onore di conoscere centinaia di professionisti che ne sanno veramente una pagina più del libro in termini di stile di vita e prevenzione. È questo a cui dovremmo puntare, stile di vita e prevenzione. Sta cambiando la popolazione. Poco fa è uscita
una ricerca giapponese che ha paragonato i disordini posturali in gioventù con l'incidenza di uso di protesi e di sostegno alla deambulazione in grande età. Sapete che il Giappone è uno dei popoli più longevi al mondo. Sì. E hanno dimostrato che c'è una stretta relazione tra i disordini posturali che si hanno da giovani con la necessità da anziani di avere il bastone, il deambulatore, la protesi, tutte queste cose qui. È una statistica, no? Con i farmaci si tengono in vita, il salvavita per il cuore, e il diabete viene curato. Ci sono tutta una serie di cose che ci tengono in forma dal punto di vista metabolico. Cerchiamo di esserlo anche dal punto di vista strutturale e non trovarci da anziani a... Quindi una correzione sin da giovani. Sì, una conservazione di un equilibrio posturale. Una pianta come la radrizzi, spezzando un ramo o un piccolo sostegno che la faccia crescere correttamente e dritta. Questo è l'obiettivo. Sosteniamoci e riequilibriamoci da giovani e teniamoci in forma per quando saremo grandi. Chi può diventare applicatore e come? In Italia l'uso di questa tecnologia è riservato alle professioni riconosciute dal Ministero della Salute e quindi le professioni che si occupano di salute, come il medico e tutte le specializzazioni mediche, quindi dal medico di base fino al neurologo, al posturologo, all'ortopedico, al fisiatra, che si occupano più strettamente dell'apparato locomotore. È importante però che anche chi si occupa di metabolismo cominci a conoscere questo approccio e questa metodica. Poi abbiamo il settore dell'odontoiatria, che è molto legato all'equilibrio dell'occlusione dell'apparato stomatognatico con grossi legami con il movimento. Abbiamo poi l'importanza del settore del sistema vestibolare, quindi l'otorino, che si occupa di questi disordini del movimento dovuti al vestibolo. E poi abbiamo tutta la riabilitazione, quindi il fisioterapista e tutte quelle professioni che seguono il paziente dal punto di vista della riabilitazione e del trattamento. Tutte queste persone possono iscriversi al nostro percorso formativo. Quindi è importante far parte di queste categorie e venire a fare la formazione, che inizia con un modulo base, delle verifiche teoriche e delle verifiche pratiche, e portano poi a dei moduli di approfondimento, e in questo caso i vari professionisti sceglieranno gli approfondimenti a seconda del loro campo e della loro formazione di base. Perché abbiamo un'importante branca formativa che segue l'approccio neuroposturale secondo quelle linee guida di cui ti parlavo prima, e quindi è ideale per il trattamento e bilanciamento dei recettori, in cui mettiamo in fila tutta una serie di test posturali e strumentali per capire quale sia lo squilibrio da questo punto di vista. Nei nostri corsi di formazione abbiamo sia i corsi che fanno parte della metodica di uso del dispositivo, sia quelli di approfondimento, in cui vengono come relatori importanti medici, ricercatori e professionisti leader nel loro campo. Poi abbiamo anche un'altra parte di metodica, che è una metodica più olistica, quindi c'è anche un approccio di uso della tecnologia dal punto di vista orientale, e quindi l'uso del dispositivo non più solo su dermatomeri, metameri, recettori e collegamenti al sistema nervoso, ma con l'approccio anche legato ai sistemi di odoracqua, agli agopunti, eccetera, eccetera, sempre con un approccio logico. Con questa formazione si impara a utilizzare questa tecnologia nel proprio studio e a poterla trasferire come potenziale beneficio ai propri pazienti. Molto bene, c'è qualcosa che vorresti aggiungere? Vorrei aggiungere che grazie a tutto il lavoro fatto di ricerca in ambito formativo in questi anni, ho avuto la possibilità di conoscere centinaia di medici, di odontoiatri, di fisioterapisti, di persone straordinarie che tutti i giorni danno il massimo per stare dietro alle persone da tutti i punti di vista, dal punto di vista fisico, dal punto di vista emotivo e alimentare. Cioè, io ho avuto veramente il piacere e l'onore di conoscere tantissime persone, persone di cui io ho bisogno, noi abbiamo bisogno, perché io non sono un medico, io mi occupo di realizzare ausili per i medici, okay? Io sono un tecnico, sono un dottore in scienze biomediche, oltre che aver fatto diversi percorsi di discipline naturopatiche. Io ho bisogno di fare in modo che le mie tecnologie vengano usate poi bene e ne venga approfondito e allargato l'uso da chi è medico e da chi veramente si occupa strettamente del contatto con il paziente tutti i giorni. Quindi se dovessi aggiungere qualcosa, farei un grande ringraziamento a tutti quei professionisti, quei medici e quei ricercatori che hanno creduto in noi e utilizzano la nostra metodica, ma soprattutto quelli che hanno creduto in me dall'inizio,
quando non avevamo ancora questi numeri. Immagino che oggi si sentano molto fieri di questa collaborazione. Sicuramente sì, anche perché con molti clienti e con molti ricercatori, molti medici, il rapporto è diventato quasi familiare, perché tanti anni insieme di impegno nello sviluppo della tecnologia, ma anche di diffusione e di cercare di far capire alle persone l'importanza di questo tipo di approccio, ci ha legato molto. Molti medici che erano con noi nei primi anni si sentono parte fondante dell'azienda, no? Ed è vero, perché se devo dire la verità, funziona così. Cioè, l'azienda oggi è quello che è in base a chi ha investito in questa azienda. Quindi ogni volta che un cliente acquista un nostro dispositivo o un medico un kit per l'uso nel proprio ambulatorio per fare i trattamenti, contribuisce alla nostra ricerca, contribuisce allo sviluppo della tecnologia. Quindi noi siamo quello che siamo oggi grazie ai nostri clienti, a ogni singolo cliente, a ognuno di quelli che ha fatto la sua parte dando la sua goccia. Bene, ringrazio Fabio Fontana per questa intervista. Alla prossima, grazie ancora per il tuo tempo. Alla prossima, grazie infinite.